grazie a tutta la compagnia, io mi sono volutamente messo non esattamente al centro, perché dato che sono proprio 13 sedie disposte in questo modo, chi sta al centro viene crocifisso, e quindi però il tuo personaggio è quello, quindi diciamo che se qualcuno tocca di essere crocifisso sei tu proprio a essere filologici, no? In realtà eccolo l'assente che si metterà al centro. È l'ultimo che arriva, gli tocca. Buonasera. Diciamo un po' ultima cena, un po' al commissiononi, perché siete così tanti, io non vi presento perché mi sbaglio, qui vi chiedo di presentarvi voi, qua abbiamo le bottiglie d'acqua per dimostrare che siamo sobri. Due parole di introduzione e poi ovviamente vi lascio la parola. Voi avete realizzato un adattamento di un classico della storia del cinema. Negli ultimi anni il teatro fa abbastanza spesso questa operazione, no? Di trasporre sul palcoscenico un film, che è un'operazione abbastanza nuova, nel senso che diciamo che storicamente era il contrario, erano i registi cinematografici che facevano degli adattamenti di testi teatrali. Hanno fatti dall'inizio della storia del cinema, continuano a farli, e diciamo l'inverso è un'operazione credo piuttosto recente, insomma, non credo che prima di una decina di anni fa questa pratica fosse molto in uso. L'adattamento di fronte al porto però pone, come dire, una serie di questioni un po' particolari, nel senso che il film è sicuramente un classico da un certo punto di vista, nel senso che è un film molto famoso, direi soprattutto in realtà negli Stati Uniti, diciamo, la scena di Marlon Brando e Rod Steiger che parlano nel taxi con Marlon Brando che dice avrei potuto essere uno che aspirava al titolo, quella scena lì, diciamo, negli Stati Uniti è un po' come da noi la morte di Anna Magnani in Roma città aperta, cioè una scena un po' canonica che è entrata nell'immaginario collettivo. Al contempo però il film è un film piuttosto complicato da un punto di vista politico, nel senso che il film è nei fatti un film pro caccia alle streghe, nel senso che Kazan è un ex comunista, comincia la sua carriera all'interno del teatro politico finanziato dal New Deal nella seconda metà degli anni 30, fa durante e dopo la guerra alcuni film proprio, come dire, impegnati, militanti, e poi di fronte, come dire, all'opzione tra fare i nomi dei suoi colleghi e fare a biura delle sue idee politiche e continuare a fare il regista cinematografico oppure non fare i nomi e andare in esilio, perché questa è l'unica possibilità che c'è sul terreno in quel momento, lui sceglie di fare i nomi. E il fronte del porto certamente è un grande film, al contempo però è un film in cui Kazan e il suo sceneggiatore, che è Bud Schulman, che ha un percorso simile al suo, di fatto racconta una storia a favore di uno, come dire, in cui si dice che fare i nomi dei propri compagni è una cosa buona. No? Diciamo che Schulman ha un po' più di giustificazioni rispetto a Kazan, nel senso che Schulman è uno che fa i nomi come Kazan, però insomma, per una vicenda un po' lunga da raccontare, diciamo, è uno che, insomma, che il Partito Comunista Americano non ha trattato tanto bene, quindi diciamo che, insomma, che se lui è un po' rancoroso nei confronti dei suoi ex compagni c'ha anche alcune ragioni. Questo adattamento, come dire, in qualche modo ridà una virginità politica a questa storia, nel senso che mentre, se noi vediamo il film del 54, in trasparenza quel problema lì continuiamo ad avercelo, se tu trasponi questa vicenda in Italia e al posto, diciamo, del sindacato corrotto ci metti la camorra sul fatto che sia giusto fare quei nomi lì, non sono santi. E quindi, come dire, da un certo punto di vista questo adattamento, come dire, disinnesca quel problema. Dall'altro mi sembra interessante il fatto che in qualche modo questo adattamento fa ritornare Kazan alle sue origini, nel senso che appunto Kazan comincia in realtà come regista teatrale. Kazan è uno dei fondatori dell'Actor Studio, che poi, come dire, per noi oggi è soprattutto una scuola di recitazione cinematografica, ma in realtà nasce come scuola di recitazione teatrale. E anche, diciamo, nel cinema, è vero che lui appunto fa una serie di film
nel corso degli anni 40, ma il suo primo film veramente importante nel 51 è un tram che si chiama Desiderio, quindi di nuovo un film, come dire, che non è semplicemente un adattamento di un testo teatrale con Marlon Brando, come dire, che giganteggia dentro il film, ma è un film che proprio viene fuori dal suo rapporto storico con il teatro americano contemporaneo, insomma, come dire, è uno dei grandi registi della metà del Novecento che lavora con quelli che sono i due grandi drammaturghi americani del tempo, cioè Arthur Miller da una parte e Felix Miller dall'altro. E quindi l'idea di questo adattamento è interessante secondo me perché per certi versi, come dire, si ritorna insomma all'origine del percorso di Kazan. Detto questo, ovviamente questo spettacolo vive in autonomia rispetto al film di Kazan, come qualunque adattamento. Un adattamento significa prendere una storia e farla propria, no? E porsi il problema se è più bello il testo fonte o il testo che se ne ricava. È un problema, nel senso che sono due oggetti strutturalmente diversi. E tuttavia rimane il fatto che il film di Kazan avete visto, che su questo film ci avete ragionato. Quindi la mia prima domanda è capire come avete lavorato su questo film rispetto allo spettacolo. Ok. Ciao, buonasera. Allora, innanzitutto riparto un attimo dalle tue parole perché è vero che sta diventando un po' una consuetudine quella di riportare in scena tu sei Daniele Russo. Io sono Daniele Russo, per chi non mi avesse riconosciuto, Marlon Brando. nel caso avete seri problemi di vista, mi sembra evidente. Sì, è un'attitudine italiana quella di riportare dei grandi classici del cinema anche in teatro, ma in realtà, se andiamo a vedere, come giustamente dicevi tu, gran parte della cinematografia americana nasce quasi sempre da testi teatrali. Io per esempio qui a Torino sono stato anche con qualcuno con lo Solido del Cuculo, che prima di essere film era un testo teatrale, quindi è una nostra nuova abitudine, ma in realtà è una consuetudine per quanto riguarda questi capolavori della cinematografia americana abbastanza in uso. Non per caso, infatti, questo il testo alla base del quale poi c'è l'adattamento nostro di Enrico Iagnello che l'ha calato a Napoli è dello stesso Bud Schulberg che l'aveva fatto lì per il teatro in America. Quindi, e se vogliamo, anche grandi classici come Amleto, Riccardo III, tutto Shakespeare è diventato film, quindi dobbiamo, secondo me, un po'. Cioè, nel senso, io personalmente, visto che poi me la vedo con questi mostri sacri della recitazione, fingo proprio di, cioè, me ne frego, nel senso che non hai alternative, non puoi metterti a paragone con un film che è storia, con interpretazioni che sono pietre miliari della recitazione, quindi fingi semplicemente che non esistano, prendi la materia per quello che è, e se c'è materia teatrale la porti in scena con grande serenità, come se fosse un classico o come se fosse un testo contemporaneo. Quindi nel caso specifico io personalmente, per esempio, pur conoscendo Fronte del Porto, così come conoscevo Arancia Meccanica, così come conoscevo qualcuno con lo Solido del Cuculo, che ho fatto il teatro, non li rivedo nella fase in cui sono come dire, in prova o in scena, tanto un po' li ricordo e un po' poi me li rivedrò alla fine, perché comunque il mezzo è diverso, il teatro non è il cinema, e se hai una materia viva, una materia che può raccontare qualcosa, che può pulsare in scena, puoi non crearti il problema del confronto, del paragone, perché sarebbe un autogol, anche perché il cinema ti consente, cioè, è una scorciatoia nella storia, noi li dobbiamo raccontare e far credere che ci sia un porto, che ci sia un morto, al cinema lo vedi, ci credi, è tutto più tangibile e quindi il passaggio mentale è più breve. Noi dobbiamo farvi anche un po' viaggiare con la fantasia, quindi non possiamo metterci in condizione di
di creare un parallelo con il film. In questo poi la trasposizione a Napoli aiuta ancora di più, perché come giustamente dicevi tu, la nostra storia è molto più morale che politica, perché è ovvio che denunciare una situazione di caporalato, di sfruttamento, di coercizione di una classe di lavoro è semplicemente la scelta più giusta da fare, viene un po' da sé chiaramente, però le dinamiche che si innescano sono altre, perché c'è una difficoltà maggiore appunto perché non è il sindacato ad esserti contrario, ma è un antistato violento e coercitivo che non ti consente in un ambiente appunto di porto, di zona di spaccio, dove puoi trovare più facilmente ganja e cocaina piuttosto che perdono e morale, è molto più difficile fare il gesto che alla fine il nostro Francesco Gargiulo, che invece nel film è Terrence Malloy, è questo. Mi sono forse perso sul nome, ma credo di aver risposto alla tua domanda. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Quello che tu fai, rockstar, diciamo, detto in maniera No, l'operazione è decisamente, cioè, molto interessante, anche perché devo dire la verità, io sono subentrato quest'anno, nel senso che sono stato prima spettatore di questo spettacolo e poi sono entrato in corsa. È stato molto interessante, perché invece era un film che amavo, e nonostante il fatto che invece di vedere diciamo i palazzoni, i classici palazzoni americani con le scale antincendio, vedevo invece i container del porto, però le dinamiche alla fine erano quelle, insomma, le dinamiche che ho visto poi in scena erano le stesse che c'erano, diciamo, nel film, e quindi insomma per me è stato ancora più bello, dopo essere stato spettatore, tra l'altro, aveva apprezzato lo spettacolo, quindi insomma entrare in corsa. E poi il passaggio, cioè lo spostamento dall'America all'Italia, no? È anche un è un'ulteriore differenza, nel senso che anche per il pubblico sentir parlare di lire, di cose a noi più vicine, più riconoscibili, anche come linguisticamente, è un modo per dimenticare definitivamente il film, secondo me. Io non so se avete visto lo spettacolo, quanti di voi abbiano già visto lo spettacolo, se qualcuno sì. Okay. I professori universitari sono noti per parlare di cose che non conoscono, però lo spettacolo sfacciato così, no? No, ma io mi auguravo che tu non l'avessi visto. Però allora mi devo veramente far fare il funambolo. A proposito di lingua, lo spettacolo non è soltanto una trasposizione, come dire, di una storia americana a Napoli, ma come dire, il film per noi spettatori italiani è una storia parlata in italiano standard, mentre invece lo spettacolo è in dialetto. Sì. Com'è stato lavorare con te? Facile. Facilissimo, Napoli centro, quindi il problema è avvicinarsi poi a un linguaggio comprensibile, cioè nel senso aggiustarlo. Ogni sera aggiustiamo qualche parolina, in effetti è molto comprensibile, non è un dialetto stretto, se no sarebbe veramente... Ma io penso una cosa, che poi i dialetti sono colori che in qualche modo danno il senso di quello che succede. Cioè, certe volte, no, non capisco, ma il corpo parla attraverso al dialetto, quindi ti muovi anche in maniera diversa. Io per esempio sono una santità il cattivo nello spettacolo, proprio l'altra parte, sono una sorta di arcivescovo del male,
in questo spettacolo, e quindi potrei utilizzare un dialetto molto molto stretto, e invece no, lo uso come se fosse un professore quasi, e là dove c'è un po' di nervosismo, là dove ci sta un attimo più di ira, allora vai un po' più nel dialetto, ma è giustificato dal fatto che comunque, tra virgolette, un'incazzatura si può pure dire in maniera incomprensibile, sapete che sta incazzando. Che poi è anche una chiara scelta, cioè ogni tanto qualcuno ci dice ci sono delle cose che non ho capito, e noi lo sappiamo che voi non le avete capite, ed è giusto che voi non le capiate, cioè nel senso non è che noi pensiamo che all'improvviso a Torino, a Milano, a Bergamo capiscano perfettamente il napoletano. Ed è giusto che parlino della mia. Però è giusto, cioè nel senso, però quel colore, quella musicalità che voi avete sentito in quel momento, quelle tre parole che non sono trama, non portano avanti la narrazione, quindi potete non capirle, esatto, in realtà vi arricchiscono di un colore, di una musicalità che aggiunge piuttosto che sottrarre. Poi è chiaro, se aveste capito, c'è una parola che lui dice. Frate ma cucina, allora stiamo con mio cugino mio bello, frate ma cucina significa un modo di dire napoletano, cioè i cugini, si aggiunge il suffisso frate, ma come per dire che è proprio mio cugino carnale, cugino stretto. Ora a voi, saperlo o non saperlo non mi cambia nulla, però nel caso avete sentito queste due parole strane, che frate ma cucina, che potrebbe sembrare mio fratello cucina, ma non è questo. Io sto fatto perché poi nessuno cucinava mai, questa scena nessuno cucina, ma in effetti l'abbiamo aggiustato, quando ci stanno a Napoli mangeranno, non so, frate ma cucina è proprio il cuoco, oppure quando lui comincia veramente a riscaldarsi e ad arrabbiarsi, voi vedete uno che si è arrabbiato, sentite delle parole, ed è anche una parte bella della nostra Italia, cioè riconoscere, sentire parole lontane, distanti da noi, ma che in qualche maniera ti riecheggiano, poi non le capisci, ma sta arrabbiata che sta dicendo, sicuramente non sta dicendo l'Ave Maria. Ma poi una cosa che per esempio diceva Pasolini è che i dialetti sono la vera lingua teatrale italiana, cioè a volte l'italiano è usato un po', lo diceva Pasolini, non lo dico io, cioè, nel senso, la prendete con me perché io non sono intellettuale, sono un cretino, quindi dico quello che ha detto Pasolini, che quindi i veri dialetti, cioè il vero linguaggio, la vera lingua teatrale italiana sono i dialetti e non l'italiano, quindi questo è un modo anche per giustificare la lingua che parliamo. Ma non solo teatrale, l'italiano non esiste. Cioè l'italiano in realtà, qua scantoniamo, però in realtà è una lingua veramente solo per attori, doppiatori e presentatori Rai, perché comunque in ogni parte d'Italia ci sono le nostre inflessioni, le nostre. Anche voi se vi arrabbiate, secondo me, vi arrabbiate mettendo indizione. Un po' più. Indizione. Vi arrabbiate in indizione. Vi arrabbiate in indizione. Oh no. Vi arrabbiamo. Chi si arrabbia in piemontese? Alzi la mano. Mi dica qualcosa. Chi si arrabbia in piemontese? No, ma sai perché? Quando uno è veramente arrabbiato, parla in dialetto. Perché la corda sociale viene un po', la suoni meno, e quindi ti parte il cervello, va per la sua strada, quella comoda. Mi dica tre cose in dialetto più cortese. Non sai cosa dire. Non sai cosa dire. Ho capito. E poi con un po' di sforzo, secondo me, tutti noi italiani capiamo tutti i dialetti d'Italia. Siamo d'accordissimo su questo. Sono d'accordo sul fatto che. Visto lo spettacolo, aveva questo è un problema del teatro stabile di Torino, parla con lei.
No, ma non credo ci fossero problemi. No, non credo. Abbiamo un bravissimo fonico torinese. Quindi nel caso la responsabilità ma a questo proposito, allora sicuramente sei d'accordo? No, non è che c'è, se voi guardate la terra crema dei Visconti non si capisce niente, c'è poco da dire. Poi è vero quello che diceva lui, cioè non importa che non capisci, anche se vai all'opera e non segui il libretto, non capisci quello che dicono, ma è irrilevante perché lo spettacolo, voglio dire, comunica in altre cose. Però che i dialetti siano comprensibili. No, io ho detto che sforzandoci, capisco anche il tedesco, però sforzando veramente tanto. Ma a questo proposito, dalla parte scientifica, ha ragione, perché per esempio il Macbeth di Alessandro Serra, capolavoro, si capisce la parola sforzando di anche. Alessandro, non è un dialetto italiano, il sa, adesso cominciamo. Vabbè, io l'ho detta grossa. Domanda, avete lavorato, come dire, tra le cose, come dire, che avete messo in gioco in questo allestimento, c'è anche un rapporto con qualche testo, per esempio, della tradizione del teatro dialettale? No, in realtà no, anche se lo spettacolo corre molto su un filo, potrebbe cadere in una sceneggiata da un momento all'altro, una sceneggiata della tradizione napoletana, quella proprio con Uma Lament, il sessimo lament. Però non... diciamo che siamo Alessandro Gassman, la regia, anche con Enrico Iannello che ha riscritto il testo, sono stati bravi a rimanere in un limbo in positivo, teatrale, perché potevamo cadere nella sceneggiata oppure in un filone moderno di napoletanità che viene portato avanti, che è un po' più rispetto a questo filone neocamorristico cinematografico che si porta avanti da Gomorra in poi, che secondo me teatralmente era meno interessante, quindi sono riusciti a rimanere in un ambito squisitamente teatrale, poi piaccia o non piaccia, però che non diventa la sceneggiata e non diventa, e questo gli anni 80 hanno aiutato, questa Napoli violenta che viene raccontata ultimamente, in cui si parlano così, quasi baciandosi in bocca, con un dialetto che anche noi non riconosciamo più come nostro e che ha perso anche quella musicalità, sembra un napoletano tedesco, è molto più duro, molto più violento, e quindi secondo me sono stati bravi in questo ad evitarlo, pur senza riferirsi ad altre ad altre drammaturgie del genere. Io volevo far parlare l'unica attrice, non per rispetto alle quote rose, però è l'unica donna che peraltro interpreta un ruolo, come dire, un personaggio che nel film, dal punto di vista, come dire, fisico, è il tuo opposto a padre, nel senso che proprio è un'attrice algida, proprio neanche anglosassone, proprio scandinava. Beh, anche io ero bionda, no? E quella è la potenza dell'actor studio. Beh, chiaramente diciamo, una fisicità la mia più coerente all'ambientazione dell'adattamento teatrale che è stato scelto da Alessandro. Qualcosa in particolare vuoi chiedermi? Ma intanto io ho una domanda, nel senso che una delle particolarità da un punto di vista proprio del lavoro di regia è il fatto che lo spettacolo ha delle retroproiezioni, perché ci sono i fondali che sono delle immagini fotografiche, o ci sono, come dire, sono immagini in parte movimenti, ma poi però c'è anche uno schermo traslucido davanti al palcoscenico, no? Com'è proiettare? Perché quello che succede è che state dentro una specie di... una scatola nera. Esattamente, com'è recitare lì dentro? È singolare, nel senso che chiaramente abbiamo la quarta parete, proprio materialmente, non solo metaforicamente. E quindi c'è, rispetto ad altri spettacoli, c'è meno percezione della linea in sala. E quindi si può creare un'intimità, in un certo senso, stando attenti che non diventi controproducente, cioè senza mai dimenticare che dall'altra parte abbiamo il pubblico, quindi in questo senso lo spettacolo è calibrato rispetto a questo equilibrio. Ecco.
perché fuori l'effetto è quasi cinematografico, mentre la nostra percezione interna senza questo filtro del velatino nero è totalmente diversa. Quindi rispetto a spettacoli che non hanno il velatino, che non hanno questo sistema, è diverso. Comunque poi si porta avanti la storia a prescindere dal luogo, dall'allestimento in cui si è. E, in questo caso, vabbè, brevemente sul mio personaggio, perché insomma, di quello posso parlare. Abbiamo il mio personaggio vive in un contesto, no, dove ci sono due fronti contrapposti, quindi il fronte appunto del porto e quello della malavita, che comunque si affrontano, si azzuffano, come anche con la violenza quasi di una partita di football americano. E il mio personaggio appartiene dichiaratamente al fronte del porto, cioè figlia di un portuale e sorella di un portuale, che è poi diciamo il fratello di Erika, è un po' il punto d'inizio di abbrivio di tutta la storia, insomma la tragica vicenda che lo colpisce, con la quale si apre lo spettacolo, così come il film, quindi insomma non è spoiler, lo sappiamo tutti. E in questo senso è un po' anche un'Antigone in qualche modo, schiacciata tra due leggi. Quindi la legge del sangue, insomma, della famiglia, e la legge, quella civile, sociale, eccetera, verso la quale cerca di indirizzare Francesco, del quale si innamora, quindi spingendolo a testimoniare contro questi criminali, eccetera. In più noi abbiamo una terza legge, cioè che è quella del cancro della malavita, quindi di questo stato parassita, che è però un altro stato. E a Napoli negli anni Ottanta, oggi in Italia, in Europa, cioè è dappertutto. E quindi abbiamo tre fronti addirittura: porto, la malavita e la civiltà. Volevo domandare lui, cioè Campanaro, Emanuele. perché tra il personaggio del prete, mi sembra che tra tutti i personaggi del film sia quello dello spettacolo rispetto al film sia quello che in fondo si discosta di più da su, che nel senso che nel film il prete è determinato, no, a combattere il crimine sin dall'inizio, no? Come dire, è un personaggio monolitico. Nello spettacolo un personaggio che arriva progressivamente a questa cosa, no? Come hai lavorato con questo personaggio? Anche perché, come dire, ovviamente, sì, certo, c'è il film di Casan, ma ci sono le tante figure di preti che, come dire, negli anni hanno fatto quel tipo di lavoro lì, in alcuni casi anche, come dire, pagandolo la persona. Allora, nel film di Casan c'è in realtà la primissima scena in cui Karl Malden, che era l'attore che faceva appunto il prete, abbraccia lei e gli dice: vabbè, non disperarti, tutto passa. Ed è una scena brevissima. Il passo successivo è che loro sono al porto direttamente, no? In realtà. Quindi lui è già in aiuto e quindi risulta subito un prete in realtà forte. Anche perché anche un attore fisicamente massiccio. Massiccio, assolutamente. In questo caso c'è stato dato un arco, o almeno abbiamo cercato di dare un arco a questo personaggio, per cui lui parte, infatti lo chiamo un po' tipo un vitelltonnè, cioè è un piatto dove sotto c'è la sostanza, ma sopra è coperto di una cremina, quindi inizia a essere la cremina, poi pian piano la cremina va via, viene fuori la ciccia. Ecco, questa è un po' l'idea io che ho del personaggio. Quindi sì, io cerco di essere molto titubante all'inizio, ancora forse più di quello che è scritto, e poi pian piano prendere spazio, prendere fermezza, prendere forza e farsi carico di una responsabilità che all'inizio non vuole avere.
all'inizio noi, il prete ha una battuta che tra l'altro poi mi hanno spiegato loro, perché è, questa è tipica napoletana, e io ho anche chiesto per favore cambiatela perché io non so dirla. Che oggi dice, oggi di fronte a questo, di fronte a un morto, a un metro abbiamo un morto a terra, e questo guarda il morto e dice a lei: Erika, oggi è una brutta giornata. Come si fa a dire una cosa del genere, che oggi è una brutta giornata? È una battuta che non ha valore, nel senso, nessuno mai direbbe di fronte a un morto, Erika, che è tuo fratello. Tuo fratello è morto, oggi è una brutta giornata. Sono rimasto un po' male davanti a questa battuta. Pure io, oggi è una brutta giornata. È un modo di dire, è un modo di dire che è un concetto, è concettuale, quindi rappresenta proprio, è un po' più di dire oggi è una brutta giornata in sé. No, è una tragedia proprio, solo che detta in Italia risulta che non risulta che è una cosa che non torna, è strana, stranissima. Me l'hanno spiegata loro, io non la sapevo. E quindi, approfittando anche di queste cose, io ho cercato di renderlo molto più, come dire, medico, ma è poco identificabile. E poi nella costruzione, quindi esattamente nella scena, diciamo, più nella prima scena lui vuole scappare. Nella seconda, dove compare, lui vede e prende atto di una cosa. Nella terza, dove arriva al porto, decide. Quindi ad abbassare nulla. E nella scena della chiesa prende una posizione. E quindi abbiamo cercato di costruire questo arco e farlo diventare qualcosa di meno eroico di base, ma esatto, più che prende atto del, si responsabilizza, ecco, un po' più italiano, un po' meno eroe americano, esatto. Da prima io arrivo da Rambo, arriva spaccato da subito, già si sa mai. No, è vigliacco, perché no? E poi pian piano dice no, scelgo un'altra strada, questa è stata l'idea. È un prete vigliacco. Era bello dipingere questa roba. Diciamo che nasce anche lui con quel senso di accettazione delle cose. Passivo, che dice è così. Fatalista. Che dobbiamo fare? Esatto, che non prende posizione. Come diceva un amico di un'amica, la vita è una serie di problemi infiniti e poi muori. invece lui la cambia a un certo punto e dice prima di almeno cambio due cose, decide, per prendere in mano l'esistenza, la vita, questa è una cosa che a me piace molto A proposito dei problemi che ci sono allo spettacolo, perché voi già siete tanti, però i personaggi in realtà sono ancora di più. Sì. Quindi in realtà alcuni di noi ci sono dopo. Questo è già brutto. Noi siamo, voglio dire, militari che non essere hanno a caricamento. Alcuni di voi fanno anche più personaggi. Non donne, però. No, non è uno spettacolo a travestiti, è proprio il porto. Sì, ci abbiamo lui, Pierluigi, e un assente perché stava girando una cosa oggi. E com'è? Fa il fondo il Sergio del Prete. Ah, pure Sergio del Prete fa una cosa interessante. Anche Sergio del Prete. E com'è fare due personaggi nello stesso spettacolo? No, è molto, molto stimolante da un punto di vista attoriale. Il mio personaggio principale è sicuramente l'avvocato Agnelli, che diciamo, insieme a Michelone è uno dei due scagnozzi di Gigino Compare, che è il boss del porto. Diciamo, invece l'altro personaggio è l'ispettore, diciamo, che indaga un po', diciamo, sulle dinamiche. Tra l'altro poi due personaggi quindi totalmente opposti, perché uno Agnelli fa parte di... Scusate, però è evoluto, perché a Torino l'avvocato Agnelli è una persona che poi... Sì, c'è anche un soprannome, non sì, è un soprannome. È un soprannome. Tra l'altro credo che da parte di Agnello sia stato anche un po' ricercato, perché appunto l'avvocato Agnelli negli anni 70-80 era proprio l'icona dell'uomo vincente, dell'uomo di potere. Invece qui ci troviamo proprio di fronte ad un omino, proprio ad una quasi, riportandolo nel mondo animale, una lucertola quasi che sfugge, che è un po' insignificante ad un certo modo.
che tra l'altro è stato anche un po' un lavoro insieme a Gassman della ricerca di questo personaggio. Invece dall'altra parte abbiamo questo ispettore, quindi l'opposto, che va ad indagare un po' sulle dinamiche. No, è interessante sicuramente, diciamo, questo da parte anche un po' dello spettatore affrontare questo spettacolo, perché io credo personalmente che questo sia uno spettacolo estremamente democratico per lo spettatore, perché ci sono talmente di quelle sensazioni, è molto sensoriale come spettacolo da un punto di vista uditivo, visivo, e quindi rispetto anche al discorso che si faceva prima rispetto al dialetto, diciamo, va un po' a completare le sensazioni dello spettatore che vive questo spettacolo, non guarda solo, ma vive questo spettacolo, perché è talmente ricco appunto di personaggi, di dettagli, perché poi, per esempio, parlo del mio personaggio, l'avvocato Agnelli, è un dettaglio di questo spettacolo che va ad arricchire con tanti tasselli di questo mosaico, diciamo, questo spettacolo. Quindi da parte dello spettatore credo che sia anche molto interessante affrontare, diciamo, democraticamente questa visione, questo panorama di questa favola, di questa storia. Quindi per questo, secondo me, da parte dello spettatore può essere molto interessante vedere questo spettacolo. Per quanto riguarda l'avvocato Agnelli, no? Perché giustamente non ci avevamo pensato che qua sotto di noi. Allora, la storia dei nomi a Napoli è molto divertente, perché può essere data o per sovrapposizione o per contrappasso, per contrasto. Cioè, nel senso, lui si chiama Scialatiello. Lo scialatiello è un tipo di pasta. Ora può essere che lui ami gli scialatielli, oppure che stava morendo affogato con uno scialatiello, per esempio. Oppure uno si chiama Pelle Ossa, può essere uno di 300 kg, oppure uno molto magro. Quindi nel suo caso l'avvocato Agnelli, essendo il contabile, quindi ha questo grandissimo ruolo di spessore, allora l'avvocato Agnelli è perché è quello che rispetto agli altri c'è addirittura la terza media probabilmente, quindi è sempre un nome dato per esaltare o una caratteristica nel bene o nel male, insomma, quindi perciò l'avvocato Agnelli. Allora io, giustamente, come dicevano prima, faccio tre ruoli, un portuale, poi un ubriacone che però dice una bella verità, e poi uno della, diciamo, di quelli della banda. E quando mi hanno comunicato che devo fare sto provino, io stavo al mare, sinceramente, e allora ho chiesto alla signora se c'era un posto, diciamo, un po' più riservato, che devo andare subito. E questa signora mi ha detto, dice, io l'unico posto che ho è in una garçonnière. sono andato là, poi dopo mi sono informato, io sono un po', prima durante me l'ha detto, sono ignorante, cioè sono un po' ignorante. Evidentemente questo luogo dell'amore mi ha portato bene, perché lo spettacolo lo facciamo da 2 anni, insomma, è un bello spettacolo, e questi tre piccoli ruoli mi danno una grande soddisfazione. Ancora una domanda, ma quando voi siete quasi tutti, tranne te, siete tutti napoletani? Tutti napoletani. Sì, quando... Non più della provincia, molti di cose. Si spacciano per napoletano. Perché gli italiani hanno questa caratteristica. Questo classismo, vabbè, comunque. In realtà di Napoli siamo solo io e te. Gli altri sono tutti fuori. Sono del piacere, come piano d'arte, il suo, Marianella. Cioè, nel senso, sono mio nonno, che si chiamava Trivero, di un cognome proprio piemontese, diceva che sotto Alessandria sono tutti italiani. Si è sempre terrore di qualcuno. Oh, sempre. Ma voi quando lo fate a Napoli o nel circondario, non ci preoccupiamo proprio, cioè, anzi, esageriamo. Come dire, il tasso di dialetto cresce. L'italiano diventa un'opzione. No. Adesso ci sono 3 parole su 10 in napoletano, se venite a Napoli ce ne sono 10 su 10. Sì, anche un muscolo.
abbiamo fatto uno, ce ne aggiungiamo una. Abbiamo fatto un grosso lavoro. Allora, io sono Vincenzo Esposito e sì, vabbè, solitamente a Napoli si aggiunge anche quella parolina in più per caricare ancora di più il tutto. E io penso che la cosa bella di questo spettacolo sia appunto come a volte il bene e il male insieme unendosi possono far sì che una persona singola possa arrivare ad una soluzione o conclusione magnifica. Infatti credo che i cattivi e i buoni messi insieme possono appunto rappresentare una sorta di filo di lana e insieme al protagonista, che sta appunto tra il bene e il male, che è una sorta di uncinetto, possono insieme fare appunto una sorta di cardigan, quindi arrivare ad un'opera finita che molte volte può essere un qualcosa di meraviglioso, di magnifico. E appunto la collaborazione è un qualcosa di eccezionale. I buoni... Se qualcuno si è emozionato lo vuol dire? No, ero attento poi. Sì, anche perché sono il più giovane della compagnia, quindi ci tengo a fare metafore per arrivare al loro stesso livello. E niente, vabbè, io credo che questo spettacolo non sia altro che una favola nera in alcuni momenti, però con un lieto fine, con una bellezza finale. E vabbè, vorrei salutare tutti, arrivederci. Metafore sartoriali, grazie. Con applauso finale. Grazie, metafore sartoriali. Scialatiello. Come è fatto lo scialatiello? Scialatiello è una pasta fresca. Come fa? Scialatiello sarebbe scialare nella tiella, la tiella è la pentola, e scialare sarebbe scivolare, che erano, diciamo, portate spadellate nell'olio. Ma quindi lo scialatiello è tipo uno spaghetto? No, più o meno. Pangolino... Ha voluto questo nome Gassman, perché invece da testo era piccerino, cioè doveva essere il più piccolino del gruppo che poi alza la voce e denuncia. Invece Gassman diceva, ma no, ma piccerino non mi piace, chiamiamolo. E c'è stata una lotteria di nomi, chi mi voleva chiamare Cucchiacchiello, chi mi voleva chiamare Piritiello, e poi alla fine è uscito Scialatiello ed è un po', entra un po' anche nella mente chi non, chi non mi voleva chiamare. E quindi è uscito questo Scialatiello che è un po', diciamo, ha dato carattere anche a questo piccolo personaggio che però è l'unico che poi alza la voce, denuncia e ne pagherà anche le conseguenze, non voglio, diciamo, dire come poi va a finire per chi non l'ha visto, però diciamo muore. Il secondo che denuncia è che fa una brutta fine. Il lavoro sul dialetto, ovviamente noi a Napoli esageriamo tantissimo, che quasi tra di noi non ci capiamo. Invece qui... Sempre per il fatto della provincia. Qui invece ovviamente tentiamo un lavoro di asciugatura, va? Diciamo semplificazione, processo italianizzazione, ma è pure brutto dirlo, nel senso sarebbe brutto perdere quell'anima dialettale che è un po', diciamo, il nervo dello spettacolo, quindi sarebbe poi fare uno spettacolo borghese non lo è, essendo ambientato al porto, quindi dobbiamo portare dei caratteri che sono veramente di strada, di gente che vive una vita molto ovviamente anche rischiosa, e quindi ci siamo tenuti un po' sul filo tra il dialetto e l'italiano. Credo che la riuscita è veramente positiva, speriamo ancora in queste sere di ricevere dei complimenti. Siano mille papaventi. Un aneddoto sui nomi di quando ero divertente, non lo sono ricordato, che rimanemmo a piedi con il motorino io e un amico e chiedemmo in giro dove potevamo andare ad aggiustarlo, stavamo a Bacoli. Rimaniamo a piedi, italiano quasi, no? Cioè si fermò il motore. No, abbiamo capito. No, perché ho tradotto rimanente mapera. Aveva fatto anche solo. Comunque chiedemmo, ci dissero, andate là, a destra, a sinistra, andate a dove cane si chiama Gigino Topo. Noi, arrivavamo da questo, e sto mio amico che era proprio un bravo ragazzo. Buonasera, è lei il signor Gigino il Topo? Italianizzò, intanto gli disse il soprannome che non era proprio piacevole, poi glielo italianizzò pure, questo comunque non c'è giusto il motorino, ci squittì contro, ce ne andammo alla fine.
quindi rimanete, ma per pure dopo Gigino dopo. Io volevo dare la parola al che luogo che ancora non ha detto neanche una parola. Tu. Anche perché tu fai un personaggio che è interessante, nel senso che lo spettacolo ha, come diceva lei, ci sono due fronti contrapposti. Il personaggio del padre di Erika è un personaggio che per certi versi è un po' fuori da questa dialettica secca, nel senso che lui, come dire, vuole bene a sua figlia, cerca di sottrarla a quel mondo lì, gli hanno ammazzato un figlio, però poi alla fine rispetto, come dire, non, sembra non volerlo fare, no? Il salto di passare dalla, di contra, come dire, di contrapporsi attivamente, no? Sì. È un personaggio interessante. Sì, ha degli aspetti molteplici. Uno sicuramente il dramma del padre che, a cui viene ammazzato un figlio e cerca di evitare la stessa sorte alla figlia, che in qualche modo si ribella a questa morte e quindi sembra quasi avviata alla stessa sorte, quindi questa sua ribellione sicuramente potrebbe essere nefasta. E poi c'è l'aspetto di un uomo vinto dai soprusi della vita, che non trova forza di reagire, è rassegnato in maniera fatalista, si appoggia a frasi tipo non si può combattere la volontà di Dio, e quindi cerca di trovare delle giustificazioni a quello che succede nella sua vita come di qualcosa di ineluttabile, di qualcosa che va al di là della sua è qualcosa che è scritto nel destino. Ecco, però c'ha anche un aspetto molto bello questo personaggio, perché alla fine invece rappresenta, se vogliamo, anche un po' all'interno di questa comunità di portuali, colui che trova la forza di riscattarsi e ribellarsi a quelli che sono i soprusi di questa malavita. C'è proprio una reazione, uno scatto d'orgoglio, e questo è un bel passaggio, perché trova dentro di sé la forza per reagire e quindi in qualche modo dà l'abbrivio per cambiare quello che è il suo destino fino allora. Quindi sì, è un bellissimo personaggio, e sembra forse fuori dal contesto, ma lo è in maniera molteplice invece all'interno di questa storia. Vabbè, scusate, sono influenzato e sono un po' scolato, così mi spunto un giunto. Allora, grazie. Prego, ancora una domanda per lui, che diciamo, tra tutti i personaggi, il tuo personaggio, che è quello, come dire, del braccio destro del boss, è quello che, diciamo, nella tradizione di cinematografica ha una storia molto, molto forte e riconoscibile, nel senso che, come dire, è proprio il gangster, quello prototipico. Allora mi chiedevo se, come dire, se nel lavoro che tu fai, il tuo personaggio, al di là del film di Kazan, ci sia entrato qualche altro gangster, anche perché, come dire, i gangster di Kazan sono poco gangster, insomma, sì. In realtà sono più dei funzionari sovrappeso del sindacato corrotti che non dei veri gangster, quelli da fin di Martin Scorsese, insomma. Assolutamente. Allora, una cosa che ho detto sempre a tutti gli incontri che abbiamo fatto col pubblico, perché è il personaggio più brutto, secondo me, quello che ho fatto io, forse assieme ad Agnelli, di tutto lo spettacolo. Brutto perché sono quei personaggi che non hanno salvezza, non portano salvezza, non vogliono salvezza, sono completamente ignoranti, cioè sono la bruttezza. Noi a volte come attori cerchiamo di produrre bellezza, questa è la nostra aspirazione più grande, produrre bellezza. Loro invece, cioè, questo personaggio produce bruttezza, è brutto dall'inizio alla fine, è un ignorante, non ha nessun contatto con la cultura, non conosce un poeta, non sa nemmeno, sicuramente conosce Foscolo, che è il mio poeta preferito, ad esempio, per dire. Quindi sono personaggi completamente senza salvezza, e io nel percorso che ho fatto, che è un percorso veramente è stato abbastanza difficile all'inizio, non lo nascondo, perché è un personaggio completamente nero, è un personaggio che ti mette un po'
di angoscia che inizio a affrontarlo, perché sono personaggi veramente tremendi. E come l'ho affrontato? Non ho pensato ad un gangster, non ho pensato a nulla che vada nella malavita, l'ho pensato come se fosse un capo ultra di oggi. Un po' come quei ragazzi di oggi che vanno allo stadio e hanno quel tipo di mentalità, che se tu parli con loro e dici guarda, ma andare allo stadio e fare il tifo non significa solo andare a dire che quella squadra fa schifo, che quella... Loro hanno quella mentalità lì, se tu provi a cambiare di direzione e dire guarda, ma cioè, esiste altro, ti rispondono. E lo dico in napoletano perché insomma conosco parecchi ultra napoletani. Sì, mai stato stadio? Tu sì, mai stato stadio? No, sì, sono stato, ma sì, mai stato stadio? E allora non può capire. Questa è la loro mentalità, cioè, e quindi l'ho affrontato in questo modo. Sì, mai stato stadio? Sì, spesso. Spesso e sono scappato perché. No, e questo è, come dire, l'ho affrontato come stereotipo, come punto di riferimento, appunto questo qui, Jenny La Carogna, per dire che è quello più famoso, insomma, tra i napoletani. Quel tipo di mentalità lì. Sono ottusi, completamente ottusi, senza salvezza, senza salvazione, senza salvezza. Questo. Io direi che sì, no, nel senso che poi dopo si sono vede, domande. E quindi se ci sono domande. Sì. Ci abbiamo la valletta, la valletta. C'è uno. Mantenere, non si dice a quanto, ma resta! Anzi, ma resta, dai! C'è un testo scritto di questa vostra rappresentazione. E possiamo dare il teatro. Possiamo dare il nostro copione. Il nostro copione possiamo dare. No, ma se lascia la mail al teatro, lo spediamo, non c'è problema. La mail, cioè, in modo, nel senso non saprei come dargli. Cioè noi possiamo darglielo, non abbiamo problemi, non c'è il segreto, non ce l'abbiamo materialmente, ma ci dà un indirizzo e glielo mandiamo. Esatto. Ci sono altre domande, richieste? Volevo solo dire che lo spettacolo devo ancora vedere, quando lo vedrò poi vi dirò tanto. Se saremo bravi. No, non è detto. Vuol dirlo da ora, bravo. Chiediamolo a quei tre che l'hanno visto. Esatto. La signora mi ricordo. Siamo stati bravi. Nessuno l'ha visto già. Solo io l'ho visto. Ah, solo la signora. Sì. Mi è piaciuto. Non ho capito tutto. No, ha debuttato ieri. Sì. Quindi, cioè, non avete responsabilità. No, se vabbè, comunque ci stavamo organizzando come segno di consolazione nel caso non dovesse piacere magari di dare un papavero ad ognuno di loro, in modo tale che comunque vanno a casa con un bel gesto. Per chi non conosce il film, è meglio vedere lo spettacolo o si deve in qualche modo preparare? No, la storia è talmente chiara comunque, ripeto, al netto di qualche battuta che ti può sfuggire. Non hai proprio le necessità, un adattamento in cui tu hai bisogno di conoscere il testo di partenza è un adattamento fatto male, perché è un'altra storia. Anzi, io volevo chiedere, ho sentito prima la signorina che diceva che c'è uno schermo o una casa, sì, un bel latino, ecco il bel scusate. Il velatino è meno, diciamo, non ha una chiusura, adesso mi spiego. Lo spettacolo precedente al vostro aveva una costruzione scenica con una casa di vetro. L'ho visto, allora, al di là che lo spettacolo, non mi permetto di giudicarlo, l'ho visto per i miei gusti non hanno ancora. Comunque. Non si sentiva quasi niente. No, ma io in seconda. La rassicuro, il velatino è un tessuto, era solo un tessuto, è assolutamente permeabile. Io non ho un dito particolarmente fino, ma ne posso assicurare che lo spettacolo si sente. No, perché io su Giovanni ero la seconda fila e facevo fatica. Ma poi allora è finita che siamo napoletani, noi abbucciamo, gesticoliamo, facciamo cose con le mani, c'è un'altra cosa.
non c'è problema. No, guarda, è un tessuto di questo velatino. No, comunque il velatino è un tessuto trasparente che chiaramente è come se fosse un filtro fotografico, nel senso che è semplicemente. Serve solo per le proiezioni, sì, perché hanno bisogno del nero, ma nel senso che tu vedi dietro, senti dietro, ma non è un. E poi volevo, volevo dire a un ragazzo che la sua interpretazione dell'ultra rispecchia perfettamente la visione, perché io in palestra ho un elemento di questo tipo e posso garantirle che è proprio solo così come lei li ha descritti. Ha fatto veramente un'ottima scelta a fare una costruzione su quel personaggio, perché secondo me è un tipo di persone che non tutti conoscono. Avete una palestra, signore, perché vogliamo andare in palestra? Mi stavamo informando. C'era ancora una domanda? No, c'è una. C'è una base di Crown. Ci sono dei. Dei microfoni ambientali. Base, no, sono dei microfoni ambientali, ma. No, non sono microfoni. No, non siamo microfoni. No. Sì. Anche se strano, vorrei sapere se c'erano dei riferimenti rispetto a fatti realmente accaduti, alla Camorra, all'organizzazione camorristica, oppure no, se era tutto il nostro spettacolo, dice. Noi abbiamo preso la storia per quella che è quella scritta da Bud Schulberg, quindi non ci sono immediati riferimenti. Poi casomai il personaggio di Ernesto, cioè il cattivo, potrebbe essere accostato a Cutolo, ma è una questione di immaginario. Che poi storie del genere siano accadute, accadranno e accadono tuttora a Napoli come in altri luoghi d'Italia e del mondo, questo non c'è nessun tipo di dubbio, però un immediato riferimento no. Beh, Schulberg, se mi ricordo bene, si ispirò alla storia perché lesse l'articolo del vincitore Primo Pulitzer, poi parlava della morte di un boss del porto nel 48. Sì, sì, nasce da un'inchiesta, però questo è il film, noi l'abbiamo semplicemente trasposto in Italia e non abbiamo riferimenti immediati. Poi che siccome si parla di omertà molto, ecco, allora parliamo di omertà, sì, ci sono continui riferimenti. Io ho un amico che era una vittima di estorsione e che ha parlato, ma su una vittima che parla ce ne sono 100 che non parlano in tutta Italia, quindi è un tema da questo punto di vista. Ora qui parlano di lavoro, il mio amico era un imprenditore, ma è un tema assolutamente riconducibile alla realtà di oggi. Bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio tutti di questa partecipazione. Grazie a voi.